Buongiornissimo amori e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi sono qui dopo parecchio tempo, infatti il mio ultimo video risale tipo a fine maggio, primi di giugno. E tra l'altro era anche la candidatura per Mix Face Awards, quindi... what the fuck. Comunque, allora, oggi realizzerò un make-up che avete appunto deciso voi. Infatti su Instagram vi ho lasciato dei sondaggi in cui... ai quali voi avete risposto bando alle ciance, ciancio alle bande, io direi di iniziare, quindi via. Allora, il primo sondaggio che vi ho posto è stato quello della coprenza del fondotinta. Vi ho chiesto infatti coprenza del fondo alta o bassa, la vostra risposta è stata alta. Quindi allora, io sinceramente come coprenza mi trovo molto bene con i fondi di Wet n Wild, questi, soltanto che questo qua è troppo scuro perché lo usano in estate, questo qui invece è troppo chiaro, quindi cercherò di trovare una combo tra questi due. Allora, io ho già idratato la mia pelle, ho messo una crema idratante, quindi comincio direttamente con la stesura del fondo. Ho bisogno di vederti per venirti a cercare altre 2000 volte, anche se non sei distante. Ho bisogno di perdonarti per poterti... Ok, ho steso il mio fondotinta, ricordatevi sempre di sfumare sia sul collo che sulle orecchie per non sembrare tipo un buonissimo caffè. Ok, adesso che ho steso il mio fondo, vado a correggere le mie occhiaie con un correttore. Allora, penso proprio di utilizzare quello di Lotte London, perché sinceramente mi trovo benissimo con questo correttore, quindi vado a cercarlo e torno subito. Ok, correttore trovato. Il correttore in questione è questo. Guardate quanto sono favola. Ok, adesso prendo una spugnetta e vado a sfumare e omogenizzare. Ok, adesso che ho anche applicato il mio correttore, direi di andare a settare tutto con una cipria, perché tanto al sondaggio seguente, ovvero contour in polvere o in crema, avete risposto in polvere. Ok, comunque rana, non vedo questo video sia troppo monotono, quindi vi parlo un po' delle mie esperienze qui. Non so se lo sapete già oppure, cioè, se è la prima volta che mi vedete, ovvio che non lo sapete. Io sono siciliano, ma mi sono trasferito da circa un mesetto qui a Milano per studiare alla BCM, ovvero Beauty Center of Milano, scuola fantastica. Comunque, vabbè, tutto ciò nel frattempo io continuo fare di tutto. Allora, per il contour ho scelto la palette di Kat Von D. Non capisco se è messa a fuoco, buongiorno. Comunque sì, devo utilizzare un po' i toni caldi. Sì, mi trovo strabene in questa scuola, sia con i compagni che con i professori, sono tutti molto cute. Veramente rara favola. Adesso, oltre a questa cut, vuoi andare anche ad utilizzare un po' questo bronzer di questo nuovo brand, si chiama Wake Up. Ah, non si vede. Ok, buongiornissimo. Non lo so, non l'ho mai provato sinceramente, quindi sono abbastanza curioso, quindi devo scaldare un po' anche con questo, tanto anche questo è un tono molto caldo. Adesso non farò baking, così facciamo baking.
Buongiornissimo Kiss. Perché insomma, cioè, lo sapete, io sono un po' così, mi dia molto facilmente. Ok, adesso vado in forno a 180 gradi per 90 minuti. Ok, adesso passerò alla realizzazione delle brows. Allora, non ho fatto nessun sondaggio per quanto riguarda le sopracciglia. Quindi andrò ad utilizzare il mio solito gel per le sopracciglia. Mi hanno fatto a Beverly Hills, se lo trovo, buongiorno. Ok, andrò ad utilizzare la pomade di Anastasia. La mia è nella colorazione E. Morto. È nella colorazione Ebony. Non so se si vede. Ok. Ok, il primo sopracciglio è fatto. Adesso passo al secondo sopracciglio. Quindi vado inizialmente a spazzolare le mie sopracciglia, poi mi delineo l'arcata inferiore. Ok, adesso che anche le sopracciglia sono state fatte, il sondaggio seguente era make up occhi semplice o strutturato, e ha vinto lo strutturato, mentre il sondaggio successivo era colori caldi o freddi, e ha vinto. Quindi allora io inizierei con i toni dell'arancione, ci sta, quindi vado a prendere Baia di appunto Urban, me lo vado a portare in questa zona qui. Ok, adesso andiamo ad intensificare con ok, adesso andiamo a intensificare con uno di questi. Ok, è pietosa, è in condizioni pietose, lo so. Però comunque vado ad intensificare con uno di questi rossi, che adesso mi devo un po' aggiustare, devo un po' decidere. Appunto, io vado ad intensificare la piega dell'occhio. Ok, questa sorta di arancione si è un po' perso, quindi vado ad intensificare con un altro arancione molto più acceso della Cult Palette. Ok, adesso va decisamente meglio. Farò gli stessi passaggi anche nell'altro occhio. Adesso dobbiamo andare a tagliarci l'occhio con un correttore, e quindi con un pennellino sottile andiamo a crearci questa linea. Ricordatevi sempre di picchiettare e di non, diciamo, strofinare, perché vi portereste dietro tutto il colore e quindi l'effetto non sarebbe molto gradevole. Ok, e adesso utilizzo il giallo della palette di Anastasia. Quindi prendo un pennello a lingua di gatto, un po' più grande, e picchietto. Ok, questo è il risultato. Diciamo che non sono praticamente soddisfatto, però. Va bene. Ok, adesso avevo fatto un altro sondaggio, ovvero eyeliner sì oppure no, e la risposta, guarda quanto siete scontati, la risposta è stata sì, 84%, buongiorno. Comunque, allora, eyeliner, sto provando questo qui di Essence, e devo dire che soprattutto per il prezzo che costa,
Non è male. Ok, adesso che ho completato l'eyeliner vado a mettere la matita nera, questa qua è quella di Wycon. Ok, la vado a tanto temperare e poi mettere sotto l'occhio. Adesso utilizzerò l'eyeliner giallo di NYX, ovvero il VIP. Ok, adesso ho riportato una lunghetta gialla anche qui sotto. Una volta finito il make-up occhi vado a mettere un po' di mascara, così tanto per iscurire un po' le mie ciglia. Ok, una volta applicato il mascara andrò a mettere le mie ciglia di Tatti. Come colla andrò ad utilizzare questa qui di Mesauda, che mi è stata inviata all'interno di una box, ma non l'ho ancora utilizzata, quindi la proveremo oggi per la prima volta insieme. Ok, adesso ho applicato anche le ciglia. Wow, molto carina, cute. Per le labbra avete scelto, con mio un po' dispiacere, le labbra matte. Non so se si vede. Io direi di utilizzare semplice, scontato, banalotto, ma bellissimo, Fenty Beauty, buongiorno, buongiorno. Ok, quindi utilizzerò questo, sì, perché cioè è uno dei nude più belli che io ho. Ok, adesso cioè passiamo all'illuminante, setting spray e bye bye. Prendo il mio glow kit e scelgo questo qua. Vedo un po' di luce divina qui. Mischio anche però con un po' di questo. Ok, adesso come setting spray andrò ad utilizzare quello di Urban Decay.